Alle mie spalle c'è l'Ateneo, uno dei luoghi della cultura barese e pugliese, probabilmente per eccellenza, il punto d'arrivo di molti studenti, di molti liceali, di molti ragazzi che stanno studiando in alcuni istituti. Ieri abbiamo pubblicato uno dei nostri video su un contributo relativo a uno sciopero che è avvenuto al Bianchidotto, un istituto liceo linguistico e delle scienze umane di Bari. Abbiamo avuto modo di ascoltare però le impressioni anche di una studente, di una studentessa del Bianchidotto, Margherita. Margherita è qui con noi perché vuole un po' dire la sua su questa situazione, su quello che è successo. Il nostro piccolo articolo testuale, il nostro video ha creato un po' di Sì, movimento, noi eravamo lì. sicuramente le ragazze sono state contentissime di questo articolo di giornale. Il 17 è stata una data importantissima perché le ragazze del Bianchidottula e di tante altre scuole, insieme agli universitari, si sono mobilitati. E il Bianchidottula fa parte di Scuola in Rivolta, affiliato chiaramente ad Ateneo in Rivolta. Ed è adesso abbiamo portato in strada circa 250 persone. Quindi per le ragazze del Bianchidottula, per tutti gli universitari e i lavoratori non basta più indignarsi. Infatti bisogna arrivare a fare qualcosa di concreto nel nostro piccolo, perché chiaramente a 14, 15, 16, 17 anni o 18, chiaramente non si può, diciamo, arrivare a stravolgere il sistema capitalistico mondiale, il sistema economico. Però comunque nel nostro piccolo possiamo iniziare a sensibilizzare, a portare in strada e a coinvolgere la massa per arrivare a fare qualcosa Ecco, che scusami, magari. Margherita, tu sei molto concreta perché alla fine molto spesso si dice che gli studenti vogliono arrivare magari a fare sciopero per non andare a scuola. Sì, Però voi, ad certo. esempio, ieri, nella Ad giornata dello esempio, sciopero. ieri non eravamo in Piazza del Ferrarese a fare la sfilata, non ci volevamo perdere il giorno di scuola per stare in strada a fare le fighe, però volevamo dare il nostro contributo alla società, comunque dare il nostro contributo all'Italia, perché i ragazzi, l'Italia è il motore, i ragazzi sono il motore dell'Italia. Cioè, come si può non dare i fondi ai ragazzi, alla scuola, alla cultura, all'istruzione, all'università? È una cosa veramente inconcepibile, questi Lo sciopero tagli. però per gli studenti non è un diritto, Sì, cioè magari il diritto infatti di la nostra manifestare. è una protesta studentesca, noi non abbiamo il diritto allo sciopero, ma la protesta ci è concessa Ecco, però è un comunque. modo diverso magari di fare protesta, la vostra, perché magari vi distinguete un po' dalla solita idea che c'è, che poi magari è anche un pregiudizio attorno Certo. agli studenti. Per te ovviamente che ti stai affacciando anche nel mondo universitario, Nel mondo del tra un po' lavoro. e anche nel mondo del lavoro, lo speriamo tutti quanti, come vedi anche il futuro, anche partendo da queste iniziative che state prendendo, come vedi il domani veramente per voi giovani? Certo, è un futuro complesso, un futuro, diciamo, nebbioso, un futuro che non vede molte vie d'uscita, però, diciamo, noi studenti comunque siamo fiduciosi. Chiaramente vogliamo arrivare a qualcosa di concreto, vogliamo arrivare, diciamo, ad avere più fondi, ad avere più possibilità, ad avere un futuro più certo e ci arriveremo. Sicuramente dopo Berlusconi non scambieranno le cose da un giorno all'altro. Monti non ha la bacchetta magica e quindi diciamo che non ci affidiamo a un governo di banchieri, a un governo di capitalisti sicuramente. Non è possibile pensarla in questo modo. Margherita, però facciamo un passo indietro, parliamo un po' della situazione della vostra scuola. Esattamente voi Certo. avete cercato di fare questa protesta, giornata, ricordiamolo, di Sì, allora mobilitazione nazionale. questa giornata dopo il 17 abbiamo avuto il 18, appunto, che è Che è stata stato un una po' protesta particolare, interna ecco. della scuola e andavamo a contestare, appunto, diciamo, qualche, metodo utilizzato dalla nostra, diciamo, rappresentante di istituto, la preside, e magari contestavamo appunto quel fatto del senicondotta collettivo che non è passato tra i docenti, ma è passato comunque. E quindi volevamo andare a contestare questo. La E reazione qual è stata? la reazione da parte degli studenti è stata immediata, c'è stata una coesione veramente, sono stati molto, molto appunto accaniti gli studenti, ci hanno seguito subito, non hanno posto resistenza, erano loro che volevano proprio questa piccola manifestazione interna. E molti professori sono dalla nostra parte e non ci sembra giusto portare, diciamo, i genitori per giustificare un'assenza, perché comunque sono lavoratori e devono contribuire anche loro all'economia italiana. Benissimo, Margherita, noi ti ringraziamo per le tue parole.
per il momento diciamo che per noi può anche bastare. Noi stamattina, cioè nella giornata della manifestazione, abbiamo cercato anche di ascoltare le parole della preside, che in qualche modo non era reperibile perché era impegnata in una riunione. Sì, certo, noi restiamo in attesa. Degli studenti. Noi restiamo in attesa, noi come Bari TV, ma anche voi sicuramente come noi studenti. Noi vi faremo sapere sicuramente, perché probabilmente nelle prossime giornate ci saranno nuove notizie, vi faremo sapere sicuramente. Sì, noi intanto aspettiamo anche, magari proponiamo anche, ci mettiamo a disposizione per un qualsiasi diritto, certo, di replica, certo, che possa essere sia della preside ma di docenti oppure di altri studenti coinvolti che magari non la pensano nella tua stessa, sì, sì, nella, certo, tua stessa, certo, maniera, e che magari hanno un parere contrario. Ti ringraziamo, certo, ancora, e ti facciamo in bocca al lupo. Ok, grazie anche a voi ragazzi.